Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Pensando a quanto Gesù abbia subito al fine di redimerci da Satana e che sul suo capo, sul suo costato, sulle sue mani e i suoi piedi rimarranno le tracce dell'opera crudele compiuta dal peccato, l'avergli riconsegnato il posto al di sopra di ogni creatura e di ogni altro nome non fa altro che convalidare la sua divinità e la sua grandezza. L'Apostolo Paolo apre la lettera alla Chiesa di Efeso con questa meravigliosa preghiera, nella quale chiede all'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo che i suoi fratelli sappiano qual è la speranza e le ricchezze che in Gesù si trova e in seguito qual è la potenza che permette di avere quanto promesso. La nostra protezione deriva dal fatto che siamo benedetti con Cristo. Come siamo nati nel peccato a causa del primo uomo, siamo ora riscattati alla gloria del secondo uomo. Gesù, il nostro Redentore, condivide la sua eredità con ognuno di coloro che lo accettano, rendendoci partecipi della sua vittoria. Questo è il segno del perfetto amore, la gloria, la gioia, la pace, l'amore del Padre. Gesù sulla croce, supportato dal desiderio di vivere e condividere la sua eternità con te, ha deciso di non cedere alla sofferenza e scendere dalla croce, ma di andare fino in fondo per consegnarti la sua eredità. Questa è la certezza sigillata e scolpita nella mente e nei cuori di ognuno di noi. È la promessa suggerita e sussurrata dallo Spirito Santo ogni giorno che il tuo piede inciampa e che il tuo sguardo si eleva verso il cielo. C'è questa certezza. Nella sua preghiera l'Apostolo Paolo non chiede che tu possa riceverne. È certo che tu abbia già ricevuto la quota di eredità. Chiede a Dio di aiutarti a scorgere questa eredità e di accettarla. Non aspettare altro. Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, il potente e unico che dà conoscenza e sapienza, ti ha dato la sua eredità. Buona giornata.